Quid accidit attice de iudicio? Tu queris ex me et ego tibi respondebo. Che cosa è successo, Attico, riguardo al processo? Tu me lo chiedi e io ti risponderò. Quid accidit è un'interrogativa diretta, cioè una proposizione indipendente che pone una domanda in forma diretta. Nella seconda vignetta abbiamo la stessa domanda ma in forma indiretta. Queris ex me, mi chiedi, quid acciderit de iudicio, Attice, che cosa sia successo riguardo al processo Attico. Analizziamo il periodo che contiene l'interrogativa indiretta. Queris ex me è la principale, mi chiedi. Quid acciderit è l'interrogativa indiretta, che cosa sia successo. Quindi è una subordinata completiva che completa cioè il senso della principale o della reggente che pone una domanda ma in forma indiretta, mediata per così dire dal verbo queris, mi chiedi, da cui dipende. Non è dunque una proposizione indipendente come l'interrogativa diretta, perché appunto è retta, dipende da un verbo che significa chiedere, domandare. È introdotta da un elemento interrogativo, in questo caso un pronome interrogativo che è quis quid, quid è il neutro singolare. Ancora un esempio. Nella prima vignetta Cicerone chiede quis est hic verres, chi è questo verre? È un'interrogativa diretta, una domanda posta in forma diretta. Nella seconda vignetta la stessa domanda è posta in forma indiretta. Quero, chiedo, quis hic sit verres, chi sia questo verre. Le interrogative indirette, come si è visto dai due esempi, sono introdotte dagli stessi pronomi, aggettivi, avverbi e particelle delle interrogative dirette, ma il verbo è sempre al congiuntivo, in questo caso sit. I tempi, come vedremo in un altro video, sono impiegati secondo le norme della consecutio temporum. Vediamo ancora un altro esempio. Sunt ne ec vera? Sono veri questi fatti? Chiede Cicerone. La frase pone una domanda, dunque un'interrogativa diretta, propria, nel senso che la risposta non è implicita nella domanda. A segnalare questo è la particella enclitica ne. Sempre Cicerone. Num ec vera sint? Ad firmare non audeo. Partiamo da ad firmare non audeo. Non oso affermare. Ad firmare non audio, dice Cicerone, num ec vera sint, se questi fatti siano veri. Num ec vera sint è la stessa domanda di prima, sunt ne ec vera, posta però in forma indiretta. Essa è introdotta dalla particella num che abbiamo tradotto con la congiunzione condizionale subordinante se. Nelle interrogative indirette, come abbiamo visto nell'esempio, la particella num non introduce una domanda retorica negativa, ma una domanda propria, di cui non si conosce la risposta. In estrema sintesi, la proposizione interrogativa indiretta pro in latino può essere introdotta da pronomi, quis quid, equis equid, da aggettivi interrogativi come quique quod, da avverbi interrogativi come quomodo, cur, quid, ubi, quo, qua, unde, eccetera, o da particelle num e ne.